Buongiorno amici da Dubai, siamo a fine settembre e stiamo andando a fare colazione da Bulgari. Alexandro, which one of the yachts is yours? We can rent one for this afternoon, okay? Beautiful location. Bene, mi sono appena pappato una super colazione da Bulgari, costosa, però dai, ogni tanto ci vuole, togliamoci qualche sfizio. Guardate che bello qua. Assolutamente, fa ancora caldo, ancora un paio di settimane di caldo sicuramente, dopo il clima diventerà fantastico. Attenzione, vi ricordo che tra pochi giorni inizia l'Expo, per tutti quelli che mi contattano, che vogliono informazioni sia sull'immobiliare sia su altre cose. Ma volete capire che l'Expo parte tra poco? Bisogna correre? Ci sono un sacco di cose da fare, c'è una situazione, c'è una città che è piena in fibrillazione. Ora vi racconto un piccolo episodio che è successo qualche giorno fa per farvi capire un po' come funzionano le cose qua. Lo so che stando in Italia non ci si rende conto perché l'Italia è completamente fucked up. Allora, la settimana scorsa vado con un cliente a visionare un progetto immobiliare in costruzione, importo di circa 250.000 euro, un progetto a Business Bay. Business Bay è un'area adesso veramente in fermento con un sacco di nuovi progetti. Nel prossimo video parlerò proprio precisamente di Business Bay e perché è super interessante. Allora, vado con questo cliente a vedere un progetto che avevo in realtà un po' trascurato, perché qua ce ne sono tante di cose, non puoi seguire tutto, non puoi dividerti a metà, ti devi anche focalizzare su determinate cose. Insomma, mi offrono una unità che onestamente gli piaceva da matti. C'avevo il cliente a fianco che mi diceva: beh Alessandro, ok, io intanto ci penso, torno in Italia, ci penso una decina di giorni e dopo ti dico. Mentre mi diceva questo, io neanche lo ascoltavo, dentro di me stavo facendo i conti perché volevo comprarla io questa unità. Cosa è successo? Che ci alziamo, ce ne andiamo, il cliente poi italiano non l'ho più sentito, e praticamente vengo contattato da un'altra persona in Italia, che è già un po' di giorni che ero in contatto, e decido che, cioè, capisco che questa unità sarebbe perfetta per lui, e quindi gliela propongo e lui mi dice: mi prendo qualche ora per darti risposta. Benissimo, nel frattempo anch'io ero là che ci pensavo, ci ragionavo, cosa faccio, cosa non faccio. Morale della favola, il mattino del giorno dopo lui mi dà l'ok per procedere, l'unità è già stata venduta, quindi niente, siamo fregati. Mamma mia, cosa facciamo? Allora trovo altre due unità nella torre, cioè mi vengono proposte, mi vengono offerte altre due unità, un piano alto, un piano basso. Io adoro i piani alti, anche perché non ho paura dell'altezza, quindi gliel'ho proposta al mio cliente. Bene, il cliente poi dopo qualche ora mi dà l'ok, unità che è già stata venduta, quindi fregati per la seconda volta. Trovo un'altra unità e la blocco prima che il cliente mi dia l'ok, sì, no, lo voglio, non voglio, devo decidere. Perfetto, il cliente mi dà l'ok, questa volta l'unità era già stata bloccata e per cui siamo riusciti a concludere l'operazione. Un'operazione a Business Base, una torre in costruzione che hanno appena iniziato a trivellare, quindi ci vorranno 3 anni perché venga costruita. Perfetta come diciamo serietà del costruttore, che ha un'ottima reputazione. Prezzo circa 3.300 euro al metro quadro, payment plan, pagamento dilazionato, tutto perfetto. Ma quello che voglio farvi capire è che abbiamo perso una unità due volte nel giro di 48 ore. La velocità, cioè io sono una persona veloce, il mio cliente in questo caso era veloce anche lui, comparato con altri clienti, questo in poche ore mi aveva dato l'ok, ma non siamo riusciti a chiudere perché siamo stati troppo lenti, perché adesso il mercato è caldo e bisogna essere così, ok? Per cui anche per quelli che stanno venendo adesso, nelle prossime settimane eccetera, entrate nell'ordine di idee che qui si va a 1000, è come essere in Ferrari e guidare. Ok, andiamo a casa, abbiamo una bellissima Tesla che ci è venuta a prendere. Fantastic. Com'è? Entriamo? Join me. Ok.
Oh, ok, perfetto. My first time sitting in a Tesla. How is? Fancy. Are you comfortable? Very comfortable. Okay. Had a very beautiful day in Bulgari Hotel. Had breakfast, had lunch, stayed by the pool. We'll definitely come back again. So you recommend Bulgari? Absolutely. Okay. It's very different than the most other, like most of the other places in the on the Palm. Palm is more commercial, more lively, more party, like more for young people. And Bulgari is more, it's different vibe. It's more like a yacht, Mediterranean kind of lifestyle, like more classy in a way. So it's different. If you like party, you go on the Palm, you go to Five. If you want to relax, enjoy, have a peaceful day and have beautiful breakfast and talk, you can come here, like, and it's not that costly. It was okay. Good. Thank you for your long review. Hi everyone, Expo is coming. I will see you in Dubai.